Coronavirus nel mondo di Luca Panichi e io volevo salutare il nostro primo ospite, Pierpaolo Sileri, Movimento 5 Stelle, Vice Ministro alla Salute. Benvenuto, bentornato a Patrie. Buonasera, grazie dell'invito. Abbiamo in collegamento, a cominciare subito dal Vice Ministro Sileri. Intanto volevo sapere come andava, se va tutto bene, perché ultimamente abbiamo letto un po' di interviste e si è tolto qualche macigno, non qualche sassolino No, dalle no, no, scarpe. no, Perché noi le no, no, vogliamo, no, guarda, non glielo prendetela, dico, noi le vogliamo non molto prendetela bene. Abbiamo così. avuto Cazzullo che le ha appena dato 8 nelle sue pagelle di Cazzullo, stronca tutti. No. Lei è No, molto ascolti, no, ma bravo, non era attivo. né Sassolini né Macigni, è solamente metodo di lavoro. Sarà che purtroppo facendo il chirurgo io entro in sala operatoria e faccio il briefing prima di operare un paziente e faccio il briefing dopo e prima di dimetterlo. Quindi è solo metodo ed era, diciamo, forse era un modo per spronare a migliorarsi. Ovviamente chi non lavora così si fa un attimo da parte e fa lavorare chi lavora col metodo, tutto qui. No, volevo spiegare, mi scusi Vice Ministro, volevo spiegare ai nostri telespettatori che magari non leggono tutti i giornali che escono continuamente, tutte le interviste, che appunto lei ha lamentato un metodo che l'ha tenuta, se vuole, un po' anche all'oscuro, essendo invece uno dei protagonisti di questa drammatica pandemia nel ruolo che ricopre, e non le hanno dato spesso i dati, non c'è stato l'impegno che lei Diciamo dà. che sono stato all'oscuro e ho dovuto accendere io la luce. E avrei preferito che l'accendesse qualcun altro, ma questo non vale solo per me, è una catena che parte dal Ministero e arriva all'ultimo dei sindaci. Quindi diciamo che quell'oscurità non vorrei che ci fosse per la fase 2 e per la fase 3, nel senso che serve una diffusione delle informazioni e un coinvolgimento maggiore di tutti. Punto. Alessandro, c'è un po' questo problema che alcune volte il caos, no? Una Babele normativa, caos di informazione, cioè Beh, un po' insomma, noi cittadini c'è la sovrapposizione di percepiamo. voci e noi siamo bombardati da notizie, noi stessi ci improvvisiamo, virologi, epidemiologi, politologi, noi facciamo un po' di tutto. È vero che c'è poi, come dire, una cacofonia di fondo. Nel caso specifico, il viceministro Sileri in sintesi ha detto: perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose qua Che non dentro? è proprio. Adesso non accade più, mi pare di capire, o comunque non accadrà più, altrimenti non avrebbe senso il suo lavoro. Ma diciamo che anche precedentemente ho inseguito alcune notizie. È chiaro che non potevo tenere tutto sotto Certo. controllo. Il mio punto è questo: se avessi avuto le deleghe 3 mesi fa, ma non solo io, anche la collega qui al Ministero, il lavoro sarebbe stato. Abbiamo lavorato al 100%, però siccome a me non basta, vorrei lavorare al 140%. Giustissimo. Giusto. Dottoressa Gesù. Volevo sentire Sileri cosa dice su questa cosa, che è un punto Ma io allora, importante. innanzitutto ringrazio la professoressa che si è parlato tanto di non avere donne nel comitato tecnico-scientifico, ma lei può confermare che è stata mia consulente fin dal primo giorno. Ci siamo sentiti praticamente spessissimo per avere consigli e suggerimenti. E questo è un suggerimento che lei dà e che io condivido, anche se credo che al momento siamo in sicurezza. I dati che abbiamo ricevuto e diciamo, abbiamo trasmesso sabato, mostrano che la riapertura fatta in questa maniera graduale al momento viene fatta in sicurezza. Aspetterei un'altra settimana per cantare vittoria al 100%, perché sappiamo che con la prossima settimana avremo i dati delle riaperture dei primi 15 giorni, ma al momento sembra che vada tutto bene. Quindi è chiaro che avremo altri focolai, ma secondo me saremo in grado di tenerli sotto controllo. Volevo sentire il governo, volevo sentire Sileri su questo. Beh, sicuramente serve un'accelerazione sugli aiuti, però è pur vero che la ripresa è stata fatta in sicurezza. Io non sono d'accordo nel dire che abbiamo dovuto riaprire perché vi erano pressioni, lo stiamo facendo davvero in maniera graduale, anzi. Probabilmente i dati sono ancora migliori rispetto all'atteso. Riaprire significa mitigare quelli che sono i danni all'economia generati da questa epidemia. Sicuramente Sileri, perché Vice Ministro, non è che noi vogliamo fare ogni volta il mantra sulle mascherine, però questo è un pasticcio, cioè le mascherine si trovano con il contagocce, col pezzo calmierato quasi introvabili, adesso si comincia a trovare qualcosina, le altre costano tanti soldi e a quanto pare noi dovremmo andare avanti sempre con le mascherine, mi pare essere l'unica soluzione, cioè il distanziamento e le mascherine che ci proteggano un po' in questa fase. Cioè, un po', lì c'è stato un Esattamente, pasticcio però.
c'è stato. Io diciamo non mi nascondo dietro un dito, l'ho usato anch'io il termine pasticcio, che è stato però prontamente risolto da Arcuri, bisogna dare merito di questo. Due giorni fa ha annunciato che la fornitura sarebbe stata 30 milioni e adesso a 20 milioni a settimana, quindi 30 milioni per l'immediatezza e poi un flusso continuo di 20 milioni di mascherine distribuite. Quindi, come giustamente ha detto lei, si iniziano a trovare. Con il contagocce, però, Ministro. Con il contagocce oggi, esatto. Io rivedrei la stessa domanda la prossima settimana per, diciamo, per verificare ciò che Arcuri ha confermato, ma io sono sicuro che dalla prossima settimana già la situazione sarà notevolmente migliore rispetto a oggi. Senta, Ministro, io ho questa impressione che alla fine i cittadini e anche le imprese, quelle che sono sopravvissute, diciamo così, siamo arrivati abbastanza preparati a questa fase 2, cioè i cittadini bene o male una mascherina qualche mascherina se la sono procurata, non facilmente ma se la sono procurata, e sono abbastanza rispettosi dei distanziamenti fisici, eccetera. Le imprese pagano tanto per sanificare, lo sforzo lo stanno facendo. Per quanto riguarda invece Protezione Civile, Ministero della Salute, eccetera, delle cosiddette 3T, e cioè testare, tracciare e trattare, non tutte siano pronte. Cioè, trattare trattano con la plasmaferesi negli ospedali, con vari rimedi, e insomma più o meno vengono a capo, stanno venendo a capo del Covid-19. Ma sul tracciamento e sui tamponi e sui test serologici ancora siamo molto indietro. Allora, per quanto riguarda i tamponi, anche lì è stata fatta una call lunedì della scorsa settimana, sempre da Arcuri, per reperire quanto più materiale possibile sia a livello nazionale che internazionale. E quindi tampone e tracciamento vanno insieme. Sui test sierologici mi trovo d'accordo, perché vi è differenza da regione a regione e ancora scarsissima chiarezza sui test validati, ma io le dico, ma lo potete vedere nelle mie dichiarazioni, io sono a favore di test serologici, almeno quelli con il prelievo debbono essere fatti quanto più possibile. Non credo che le regioni non siano pronte, è pur vero che se guardate i dati odierni, il numero di nuovi contagiati è bassissimo, è sotto le 500 unità, cioè in assoluto il dato più basso che abbiamo osservato da sempre. Il che significa che se dovessimo rimanere con questi numeri, un lieve incremento, le varie regioni saranno ben organizzate per correre dietro eventuali altri focolai. Vi faccio un esempio per tutti: qualche giorno fa un funerale a Roma, diversi contagiati, certo, tutti quarantenati trovati, microfocolaio contenuto. Quindi io credo che le regioni siano pronte, però non dobbiamo farci prendere alla sprovvista. Io volevo sentire. Ma il punto vero, e qui mi rivolgo al viceministro Sileri e anche a Pedullà, cioè noi ci troviamo anche di fronte a una risposta politica a un problema epidemiologico e sociale che ha, come dire, in filigrana c'è anche un punto di vista culturale, cioè è meglio tenere a bada, diciamo così, gli italiani dentro casa con un reddito universale di sopravvivenza, di emergenza, eccetera, e grosso modo favorire quelli che sono i blocchi sociali tradizionali, diciamo, del centro-sinistra, cioè il pubblico impiego. Le partite IVA, le imprese, sono quelli che hanno maggiormente sofferto, e devo ammettere sono anche quelli a cui il governo ha tentato di rispondere, di rispondere adesso, però debole è quello. Sentiamo il viceministro Sileri. Beh, le misure messe in campo sono state delle misure straordinarie, voglio dire, sono state manovre finanziarie una presso l'altra. Il decreto rilancio mette sul piatto altri 55 miliardi. Sì, mi scusi viceministro, se la interrompo, però sono straordinarie, ma se i soldi non arrivano, mi scusi, noi in Toscana si dice sono chiacchere. Attenzione, i soldi arrivano sicuramente. Ciò che ha anche frenato è la notevole burocrazia che in tempo di emergenza non deve, non può e non può esistere, questo anche a livello regionale oltre che centrale. Però i soldi arriveranno sicuramente, ripartire però è fondamentale anche per mitigare quelle che sono state le perdite. Però Alessandro, e poi fondamentale anche il ruolo dell'Europa. Prego, finisca, prego.
No, no, ho finito. Ministro Sileri, volevo che lei commentasse le parole del governatore De Luca. Arrangiatevi, ha detto. Un po' la sensazione. Beh, allora, sappiamo che il governatore De Luca è spesso colorito nelle sue esternazioni e traspare anche la preoccupazione di una regione che ha sofferto molto in sanità, ovviamente moltissimi tagli, regione commissariata, quindi dalle sue parole traspare anche questo. Rimane però il fatto che nelle ordinanze che lui ha fatto ha determinato anche lui delle riaperture, questo lo sappiamo da oggi. È evidente che forse una comunicazione migliore nei mesi scorsi fra governo centrale e regioni, che poi però è migliorata, attenzione, non possiamo parlare della stessa comunicazione che abbiamo avuto negli ultimi mesi rispetto a quella di 2 mesi e mezzo fa, avrebbe sicuramente aiutato, però era anche un sistema in rodaggio. Diceva prima bene, un'epidemia come questa non si è mai vista, un'esperienza del genere a livello globale non c'è mai stata, quindi è chiaro che all'inizio, forse sulle fasi iniziali ha ragione De Luca, ma adesso le cose sono molto, molto, molto meglio rispetto a prima. Per quanto riguarda queste spese, no, importanti, che sono state soldi stanziati per la sanità, stiamo parlando di più di 3 miliardi e molti dei quali sono spese fisse, cioè che noi ci porteremo avanti ogni anno, ma è sostenibile una spesa così? Perché noi adesso giustamente investiamo molto, diamo molti soldi, ma queste sono spese che ogni anno lo Stato dovrà sostenere, quindi con il debito pubblico alto che abbiamo noi, sono sostenibili? Sono sostenibili perché attraverso quelle spese, vedi ad esempio il rafforzamento del servizio territoriale, si genera un migliore utilizzo delle nostre risorse che alla fine porta al risparmio. Cioè, ciò che diceva ora la professoressa Gismondo, basti pensare a migliorare quello che è il rapporto sul territorio, pensate alle liste d'attesa in ospedale, quale conseguenza positiva possono avere, pensate alla selezione dei pazienti a cui fare delle indagini, pensate al controllo del paziente a casa anziché in ospedale, pensate alle cure palliative, pensate alla gestione del disabile, del paziente cronico, pensate all'aderenza alla terapia, quanti soldi fa risparmiare, insomma potrei fare un elenco infinito. Quindi siamo tranquilli. Pedullà, questi soldi. Non è una spesa. Volevo sentire Sileri, allora, su questo, io rapida. Sono per un controllo più centrale della sanità, lasciando però chiaramente alle regioni la decisione. La sanità pubblica in termini di controllo della prevenzione epidemia secondo me deve essere centrale, però in merito a ciò che avete detto prima sui sondaggi mi viene in mente la massima di un film che è Bentornato Presidente, quando dice che il miglior politico è colui che lavora per non essere rieletto, e siccome io non devo essere rieletto faccio del mio meglio e pazienza, voglio dire non devi seguire i sondaggi. Devi lavorare, punto. Cioè devi fare quello che farebbe il tuo vicino di casa e di cui ha bisogno il tuo vicino di casa. Per il resto, sondaggi, non sondaggi, percentuali, chi se ne frega, francamente. Grazie, grazie. Io su questo vorrei chiudere la nostra puntata, però prima di chiuderla, intanto ringraziare il direttore Pedullà, la professoressa Gismondo e ovviamente Sileri. Noi chiudiamo con un